Non so se andare a fare una prima. Guardi, sindaco, c'è troppo. Io, come le ho detto, per piacere, mettiamo almeno punti all'ordine del giorno, perché non è possibile. E il bilancio? Si poteva dividere due parti. No, ma posso completare. Proventi dei servizi pubblici, il taglio delle previsioni di entrata e spesa, di proventi e costi, suddivisi da servizi attuali individuali, servizi indispensabili, servizi diversi, il seguente, i piani sportivi, prevediamo di entrati in proiettare 15.000 euro, a fronte di 15.500 di costi. E in mente scolastico, la stessa cosa, andiamo a coprire l'80% della 15.500. Secondo me un fotocopio te la fa, ma spesso più, vero?
sociale significa proprio questo, mettere a condizione le persone, e questo se è possibile voglio dare la mano d'aiuto con la modestia, non con la presunzione, non con l'atteggiamento taccagno del professore, no, nella maniera più assoluta, perché la gente non deve essere messa nelle condizioni di capire perché deve dare il tributo, la tassa e quant'altro. E poi un'altra cosa, noi viviamo, ripeto, questo sarà oggetto di studio da parte mia, ma nella modestia di un pensionato, noi dobbiamo fare un bilancio ambientale, caro signore, oltre al bilancio sociale, bilancio ambientale, lo diciamo pure all'assessore Arrano, a mio giudizio significa questo, che uno verifica le sue potenzialità ambientali e poi mettendolo nel bilancio ambientale verificherà a distanza di 4-5 anni se la qualità dell'aria oppure la qualità delle acque o del fiume e dopo 3 o 4 anni di intervento è migliorato o è peggiorato. Noi una cosa abbiamo, la purezza dell'ambiente, ecco le paleole e quant'altro. Allora ragioniamo in questi termini, questo è uno scatto in avanti, non indietro. Poi rispetto al bilancio di previsione, io per questi motivi vi voto contro, perché nessuno è al corrente di un bilancio di previsione che viene. Ecco perché dobbiamo dare l'importanza a questo bilancio di previsione, che siamo sempre a tempo sindaco di farlo, andando a interrompere questa seduta, ci mettiamo d'accordo su una prossima giornata, sabato magari, in modo che convochiamo anche la gente, in modo che la gente possa dare conto del perché paga la munnezza, del perché paga i servizi sociali, perché quello che dicevi tu lo condivido. Perché non spiegarlo alla gente l'obbligatorietà di taluni pagamenti, perché noi stiamo perdendo i servizi, perché mentre lo Stato, io mi sono andato a vedere anche le rimesse erariali, voi sapete, dove ce lo dovete spiegare, mi permetto di integrare quello che non ho ascoltato, che in effetti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, come il nostro, hanno avuto un triennio, come dico, di moratoria, nel senso che mentre si pensava alle decurtazioni in ragione del federalismo, poi finalmente il buon Tremonti ha stabilito che per i comuni come il nostro, per quest'anno, per i prossimi 2 anni, per un triennio, il comune avranno gli stessi soldi che avevano prima. Quindi da un lato ci siamo salvati, andrebbe detta sta cosa per un perché noi non abbiamo il patto di stabilità, infatti in quanto siamo un comune inferiore ai 5.000 metri. Cioè sono argomenti pregnanti, argomenti che secondo me, io faccio una cosa e chiudo qua, e chi si candida deve essere disponibile a lavorare, qua nessuno, non ce l'ha ordinato il medico di stare qua, se uno si è candidato vuol dire che ha dichiarato a se stesso io vado a rendere un servizio alla mia comunità con grande sacrificio personale, questo è. E in questo periodo storico di grandi difficoltà politiche, sociali, e poi ne parleremo, spero, qualche volta, anche di questo grande dramma dell'assenza di lavoro. Voi pensate che il Comune di Lusco in 2 anni non ha prodotto un posto di lavoro, né nel pubblico né nel privato. E quindi osserviamo questa tragedia greca dei nostri figli, dei nostri giovani, che è fuggiti Venaris, chi l'ha detto? De Filippo. Ma prima scappa molto scappa. Uno è peggio del Vera America, sarà peggio di noi. Il dramma vero è questo. Allora, prima scappa, il sindaco è disponibile ad accettare questa mia apertura, perché la mia è un'apertura, non è una chiusura. Quindi chiedo scusa anche di qualche vena polemica che era scontata rispetto alle aggressioni che abbiamo ricevuto. Però io sono qua come cittadino di Lusco, come consigliere comunale, a dare il massimo del contributo che io, nella modestia di quello che ho, posso dare. Se voi siete disponibili dovete accettare anche queste cose, perché non si può fare un consiglio comunale all'anno, se no noi il prossimo lo faremo agli equilibri finanziari. Convochiamo i consigli comunali che dobbiamo fare e poi saremo d'accordo. Posso brevemente? Io rinuncio riguardo alla linea. Chiaramente così riguardo l'ambiente fa i prelievi costano. Fare i prelievi di campioni sull'ambiente costano, però noi li abbiamo fatti fare. Chiaramente io avendo contatti con chi lavora nel servizio veterinario e avendo contatti con l'istituto zooprofilattico, abbiamo fatto dei campioni sulla diossina. Ogni campione sulla diossina costa oltre 2.000 euro, no? E ne abbiamo fatti parecchi nelle varie zone e sono usciti tutti negativi. Poi abbiamo fatto anche dei campioni, facciamo dei piani annuali, quindi con la sanità abbiamo puntato di farli
Annusco, anche sull'area industriale, e i risultati stanno al Ministero della Sanità, non è che ci dovrà anche questo, questo è vero. Quindi continuamente noi comunque sull'ambiente, senza che il comune possa spendere soldi, perché se vuoi fare un monitoraggio fatto bene ci vogliono 20.000 euro. Quindi noi comunque riusciamo a fare un controllo sull'ambiente sfruttando le varie cose, quindi comunque l'amministrazione le fa queste cose. Valutazione ambientale, che siamo d'accordo, l'ambiente è la nostra ricchezza qua, quindi con qua c'è come quantifichi, come fa? Cioè quello che però, riusciamo a fare delle cose, no, riusciamo a fare delle cose, l'assessore la mia, mi pure di dare un minimo di documentazione magari per significare meglio quello che io no, ti interrompo, scusa, allora una cosa mi piace l'idea, cioè di inserire il bilancio, come dire, una specie di impatto economico ambientale. Ti porto i documenti che e come si fa? Quali sono i criteri? Si fa in questo modo, che quando tu arrivi a gestire una comunità come sindaco, mettiamo che tu lo puoi fare pure tu anni, vai a fare il censimento ambientale. Come? Noi abbiamo che cioè, i parametri quali sono? A Napoli ci sono 40.000 piante, a Milano ce ne sono 240.000. Ah, c'è una serie, cioè, voglio dire, ci sono una serie di dati che ci consentono di dire l'acqua quantifica. L'acqua bianca, così, l'acqua bianca. E di questo tipo che ho fatto un prelievo, l'ho esaminato, la fontana dell'angelo invece inquinata. Ah. Se poi alla fine del tuo percorso tu hai detto quelle acque che erano inquinate, oggi a verifica, dopo un triennio, un quinquennio, sono diventate, allora ti eleggiamo oltre che si dà anche il re. Importi differenti, perché nella verifica di questa cosa è stata...
Il costo del servizio è una cosa, quella è un trasferimento. Cioè noi facciamo le tariffe per elevare per conto della provincia il 4% sull'intero numero e riversarlo alla provincia. Ecco che fa la stessa ragione. Però comunque, cioè i dati, se uno c'è una relazione, non dici scusate, c'è il 4% che va alla provincia piuttosto che vedere i dati che non riesce a comprendere. Non è un dato. Ok, quindi abbiamo detto che il porto. Allora, io sono andato di quello che ho fatto spiegare. Allora, il 4%. Però chi glielo doveva dire la comunità, scusate? Noi, a voi. Non ho interessi, 400.000 se ne sono.
perché è stato un successo che non immaginavo. Di complimenti, di presenza, di Musco ha parlato, sono orgoglioso che abbiamo impegnato 40.000 euro, perché è stato un vantaggio in questo momento di crisi per Musco, fammi finire, è stato un vantaggio di cui mi rivendico tutte le responsabilità, qualunque tipo fosse. In più, si può verificare, si può tranquillamente verificare, sono i costi, che i costi quelli sono, no, non è che hanno scusato un po' di la cosa che voglio dire, la terra l'abbiamo data per forza, allora, più la cosa che voglio dire di farò, la cosa che voglio dire di farò, che poi c'è l'impegno della regione ed è un impegno verbale, Nicola, non so se già, scusate, c'è questa cosa, una cosa importante, non so se questa cosa qua, correggimi, aiutami, è stata già prevista nel bilancio della regione, cioè non c'è solo un impegno verbale, diciamo la verità, dell'assessore al turismo che ci ha tenuto come me che Lusco sfondasse e ha sfondato più degli altri usi ed è un vantaggio enorme per tutti, ma nel bilancio regionale mi pare che se non in maniera diciamo ripartita è prevista la spesa per manifestazioni, non so le notizie che abbiamo ultime, ma comunque c'è un impegno non solo per fare, per cui io sono convinto che con tutte le difficoltà, con tutti i problemi, e vi garantisco che la regione lo state vedendo, ne ha, diciamo la cifra sarà coperta, ma per assurdo non fosse, io mi prendo la responsabilità di questa spesa che abbiamo affrontato. Certo, l'anno prossimo fosse, ci andrei, scusa fammi finire, ci andrei più cauto, perché se voglio devo essere criticato, perché ho fatto una manifestazione in cui hanno guadagnato tutti, ne ha guadagnato il paese come immagine, Nusco come nome, le attività commerciali, tutti tranne io probabilmente, voglio dire, come amministrazione, tutti no, ho fatto una battuta, capisci? Voglio dire, è stata fatta una cosa grande per questo paese. Certo, l'anno prossimo ci penseremo di altre volte. E ti posso garantire che c'è stato un riscontro, tolto tu e qualcun altro che ha criticato, su 5.000 abitanti, ti posso garantire che per la prima volta da 2 anni ho avuto solo complimenti di tutti. Di tutti che ci hanno fatto i complimenti, lo sa, tutti gli assessori. Abbiamo avuto un'ondata che non vi immaginate. E il vantaggio di chi è questo? Mica mi devo candidare. È un vantaggio per Musco, è stato un nome veramente che ha brillato, mai come in questo momento, ministri, sindaci di città, beh, visto che te lo devo dire, sindaci di Palermo, di Milano, di Roma, diversi ministri, all'estero con Gianfranco Bruno ridevamo, ci hanno risposto finanche dagli Stati Uniti, quest'anno abbiamo puntato su una è come un investimento, certo abbiamo impegnato 40.000 euro perché la regione ci darà, la regione non ce li dà, sono soldi ben spesi. L'anno prossimo con la crisi che c'è, però perché ci devo pensare mille volte. Quando diciamo il progetto politico, il programma politico che ha questa amministrazione per questo paese sono queste, sono certo, le attività di amministrazione. No, allora bisogna dirlo, se lo dice il sindaco, noi sappiamo insomma che spendere di questi soldi. Allora, è possibile che questo sindaco faccia una cosa del genere
bilancio, poi allora favorevole al bilancio. Favorevole. Contrari? Però manca il consigliere, qua siamo 13. Non capisco. Allora, quanto si crede di voi? Contrari? Contrari, quanti ne siete? Vabbè, però scusate, questa ore, allora, contrari. Agosti, per favore, una verifica. Favorevoli, di nuovo. Favorevoli. Favorevoli. Contrari? Contrari, quanti ne siete? Contrari? Allora, immediata attività anche del bilancio, la seduta è sospesa per 10 minuti.